Ma io penso che noi ci arriviamo bene perché lavoriamo dal 28 da un mese praticamente. Questo perché la società si è organizzata in anticipo, perché cioè, ha cercato di rispettare il protocollo organizzativo e questo ci ha consentito di cominciare abbastanza presto, per cui abbiamo avuto il tempo per lavorare. Devo dire che l'abbiamo fatto anche abbastanza bene e credo che come noi, da questo punto di vista, poche società si sono attrezzate per tempo così come ci siamo attrezzati noi. Quindi questa è una condizione di privilegio. Il gruppo ha lavorato bene, chiaramente si resetta tutto e quindi c'è qualcuno che sta un po' meglio e qualcuno che sta meno bene rispetto ad altri, ma complessivamente il gruppo sta bene, soprattutto chi ha lavorato in questo mese senza particolari intoppi è in una buona condizione, fermo restando che poi la condizione si trova sempre attraverso le gare, ma qui di tempo non ce n'è, per cui come ci insegna anche la Serie A o la Serie B. La Serie A ha cominciato un po' prima rispetto alla C e vediamo le partite. Difficilmente si riescono a vedere delle partite giocate su ritmi alti. È come se fossimo in preparazione, no? Ad agosto, con la grande differenza, notevole differenza, che sono tutte partite ravvicinate e che sono tutte partite da dentro o fuori. Prima parte della domanda, le condizioni del gruppo sono buone, l'unico che contiamo di recuperare attraverso il passaggio del turno è Bianchimano, che per domani non sarà disponibile perché ha fatto un percorso di lavoro, insomma, un pochino frastagliato in questo periodo. Gli altri ci sono tutti, gli unici due che erano un po' così, che nell'ultimo periodo hanno lavorato facendo dei lavori differenziati, hanno Bianchimano e Tulli. Tulli sta molto bene, anche se una parte di lavoro gioco forza l'ha dovuta saltare, una parte di lavoro di questo mese, però Tulli sta bene, ha recuperato totalmente. Bianchimano contiamo di recuperarlo, mi auguro, per la prossima partita, anzi questa è più che una speranza. Si resetta tutto, è un torneo strano, molto strano, perché per noi è obiettivamente la strada non è agevole, è un torneo complicato perché il campionato ha detto questo, perché il campionato ha espresso una classifica, perché poi le regole sono state cambiate, come sapete, le regole dei playoff, ma soprattutto il campionato ha espresso una classifica, la nostra classifica è figlia di un torneo tormentato, fatto di tanti alti e bassi e di tante problematiche, ma che devono appartenere al passato perché comincia un altro tipo di torneo dove è molto difficile fare delle previsioni e quindi noi credo che dovremmo basarci sulle nostre certezze. Io sono sicuro che dal punto di vista dello spessore, della qualità e dell'esperienza e anche del modello organizzativo di gioco e anche, diciamo così, di una condizione fisica secondo me discreta, che poi va sempre confermata in campo, perché poi, ripeto, ci si arriva giocando alla condizione ottimale. Noi vogliamo continuare a giocare, anche se sappiamo che questo è un percorso complicato. Domani affrontiamo una squadra che, come noi, viene da una stagione deludente, perché anche il Teramo ha un organico di spessore, perché anche il Teramo ha fatto investimenti importanti e perché loro, come noi, hanno vissuto un po' questa stagione sull'altalena, tra positività poche e negatività tante. Si resetta, domani abbiamo due risultati su tre, noi vogliamo andare avanti e sappiamo che lo dobbiamo dimostrare sul campo, attraverso tanti aspetti, no? Perché domani non conterà solo un aspetto, poi giocando ogni 3 giorni bisogna essere bravi ad avere tante facce. Abbiamo lavorato anche per questo. Ma all'interno della partita se ne vivranno, dal punto di vista tattico, certamente diverse partite, perché si gioca sui 90 minuti,
perché da parte nostra noi certamente non penseremo di gestire il pareggio, sarebbe da stupidi. Dobbiamo confrontarci in campo, avere voglia di imporci, avere voglia di imporci dal punto di vista tattico, tecnico, fare prevalere le nostre qualità, essere attenti, molto attenti, ed evitare errori che tante volte ci hanno condannato. E poi essere in grado anche di interpretarla la partita cambiando faccia, ma anche su questo abbiamo lavorato e siamo in grado di farlo. È una partita che, ripeto, da parte nostra non dobbiamo pensare di gestire. Sarebbe sciocco concedere all'avversario iniziativa, un avversario pericoloso, e poi gestire un risultato di parità che ci consentirebbe di andare avanti. Se alla fine della gara il risultato fosse di parità, dopo che però la partita ce la siamo giocata come ce la dobbiamo giocare in realtà, allora chiaramente lo accetteremo, ma pensare di speculare dal primo minuto credo che sia una cosa che noi non andremo a fare. Ma è un'opportunità importante, anche se, ripeto, il nostro cammino che è già tracciato è un cammino complicato, dovremmo fare un'impresa. Con questo voglio dire tutto e nulla, perché poi c'è anche il discorso inverso: saranno tutte partite secche che si giocheranno senza pubblico, il fattore campo conterà poco, relativamente poco. E poi si gioca anche su un aspetto emotivo. Molte volte squadre che hanno un solo risultato a disposizione possono alterare gli equilibri o squilibrare una partita perché si prova fino alla fine a dare tutto. Il campionato ha detto questo, io non voglio più parlare del campionato perché abbiamo una possibilità di riscattare tutti gli errori che abbiamo commesso, perché di errori ne abbiamo commesso tutti. Su questi errori dobbiamo fare delle riflessioni, tutti quanti, ma abbiamo questa possibilità. Questo torneo, mini torneo così ridotto, così ravvicinato, in cui si sono entrante anche le regole precedenti che, insomma, che appartenevano alla disputa dei playoff, e dove obiettivamente chi entrerà alla fine avrà solo vantaggi, perché capite bene che giocando ogni 3 giorni chi entrerà alla fine avrà vantaggi. Non hai 7 giorni per preparare una partita per recuperare, per cui le squadre che sono arrivate seconde o terze, che entreranno dopo, avranno indubbiamente dei vantaggi perché affronteranno squadre che avranno fatto sì 3-4 partite, ma non 3-4 partite in 20 giorni o in 15 giorni, avranno fatto 3-4 partite in 12 giorni, per cui ci sarà bisogno di tutti, ma noi non dobbiamo andare tanto in là col pensiero. Noi sappiamo che il percorso è complicato, ma questo deve essere uno stimolo forte, fortissimo, perché poi credo che abbiamo le condizioni e lo spessore per sfidare chiunque. Quando abbiamo voluto e quando siamo stati sul pezzo e quando siamo stati concentrati, umili, determinati, lo abbiamo anche dimostrato. Il problema è che queste dimostrazioni non le abbiamo date sempre con continuità. Tante altre volte siamo stati superficiali, disattenti, ai limiti dell'indolenza, no? E questo ci ha fatto fare il campionato che abbiamo fatto, e cioè deludente rispetto a quelle che dovevano essere le aspettative. Ma adesso abbiamo nelle nostre mani la possibilità di cambiare registro. E queste sono le cose che ho detto ai ragazzi e che continuerò a dire. Noi dobbiamo stare sul pezzo. Il percorso è complicato, ma deve essere uno stimolo forte, fortissimo, perché poi le cose più belle sono anche le cose più difficili, sono anche le più belle, no? Ballottaggi probabilmente sì. Il problema è soltanto di interpretazione. Siccome intendiamo fare un percorso, mi auguro, il più possibile lungo, e spero con tutto il cuore di poter arrivare fino alla fine, proprio per questa speranza ci sarà bisogno di tutti, poi giocando ogni 3 giorni, per cui ballottaggi. Io dico che comincerà un gruppo
strada facendo, mi auguro che questa strada sia lunghissima, potremo continuare anche attraverso le giuste alternanze. Di certo, questo è certo, abbiamo all'interno dell'organico tantissime alternative e tantissimi giocatori di pari livello. E questo è un vantaggio innegabile, a patto che tutti quanti, ma io non ho dubbio, non ho dubbi che non sarà così, a patto che tutti quanti sposino la causa e che possono accettare con serenità le scelte e farsi trovare sempre pronti all'interno della gara in cui non sono stati scelti e per la gara successiva. E questo deve essere il nostro obiettivo. Quindi, ballottaggi. Si comincerà in un modo, poi si finirà in un altro modo. Di certo abbiamo un organico, al completo, a parte Bianchimano, un organico in cui sono giocatori di grande spessore, capaci di alternare, non di sostituire, perché capaci di alternare compagni di squadra che magari giocando ogni 3 giorni, di volta in volta potrebbero avere necessità di rifiatare. Perché poi vedete, giocando ogni 3 giorni basta una botta. Non infortuni, basta una botta, un ematoma, si fa fatica a recuperare perché non hai il tempo. E siccome facciamo uno sport in cui il contatto fisico c'è, esiste ed è un fatto anche importante, capite bene il senso delle mie parole. Per cui, ballottaggi, cominceremo in un modo e sarà la risultante del lavoro di questo mese. E mi auguro di poter andare fino in fondo e avere bisogno e poter impiegare tutti. Ma io credo che il Teramo abbia un organico di grande spessore, lo dissi già all'esordio in campionato, tra l'altro quella fu una bella partita, giocata anche a viso aperto da parte loro. Adesso loro hanno cambiato guida tecnica da un periodo a questa parte. La gara di esordio in campionato confermò quelle che erano le nostre qualità perché giocavamo una buonissima gara per essere la prima. Però domani è un'altra storia. Io non credo che loro siano particolarmente lenti. Loro hanno un organico di spessore con giocatori di grande esperienza che hanno vinto anche i campionati. Parlo di Magnaghi, di Arrigoni, di Formaggi. Hanno il giusto mix. È un avversario che non ha fatto bene in campionato, ma che ha qualità, e che ha qualità come noi, per cui sarà un bel confronto. Ma noi questo confronto lì lo dobbiamo andare a cercare in campo, che è la cosa più importante. Personalmente è un termine che mi dà fastidio, playoff, perché per tanti anni non li ho mai fatti. A un certo punto mi è capitato di farli. Sono tornei molto brevi in cui il pizzico di buona sorte è anche fondamentale, no? Ne ho fatti tanti, quasi sempre, compreso l'anno scorso. Le mie squadre non sono uscite meritatamente, sono uscite sempre per un episodio, per una quisquilia, ma seminando tanti meriti in campo. Quindi è un termine che mi disturba. Facciamo che un campionato, non lo chiamiamo così, io preferisco non chiamarlo così. Facciamo che un campionato in cui si ricomincia, si resetta tutto e si gioca sempre per vincere. Mister. Sono d'accordo, è una squadra che ha spessore, che ha giocatori di qualità, ha un modo di stare in campo in cui cerca di imporre la propria personalità. Noi dovremmo evitare questo e affermare la nostra di personalità attraverso tutte le condizioni che ho detto prima. Saranno partite in cui difficilmente le squadre potranno speculare. Secondo me, speculeranno le squadre che non hanno tanti argomenti o che non stanno tanto bene. Sono partite da dentro fuori, quindi ogni squadra giocherà il tutto per tutto e tenterà il tutto per tutto, anche squilibrando la partita, no? Magari a un certo punto della partita, facendo dei cambi, possono anche squilibrare, ma però si va alla ricerca della vittoria. Ma così come lo faranno loro, lo faremo anche noi. Mister. Non siamo stupidi noi e non lo sono neanche gli altri. È così, noi abbiamo qualità, l'ho detto prima, abbiamo anche un organico che in questo momento sta pure bene perché
la rosa è assortita e non ci sono problematiche, quindi anche tante, fra virgolette, alternanze. È un cammino complicato il nostro, però quando abbiamo voluto lo abbiamo dimostrato. Io ritengo che il Bari sia la squadra più forte in assoluto per contenuti tecnici di gruppo, individuali, per prestigio e blasone della piazza, per gli investimenti che hanno fatto, che poi non vanno in campo, i soldi non vanno mai in campo, e per il modello organizzativo, per la personalità. Ritornando all'ultima partita, noi rispetto a loro, che ritengo la più forte, siamo stati molto, ma molto competitivi. E quindi condivido quello che dice Antonio, perché lo condivido, però poi tutto quello che noi pensiamo lo dobbiamo confermare in campo. Non l'abbiamo confermato sempre quest'anno, ma i motivi non sono legati al modulo tattico, ai cambi, eccetera. I motivi sono da ricercare dentro noi stessi, perché tante volte abbiamo compromesso le gare con degli errori figli di puerilità, di disattenzione, di deconcentrazione, di superficialità. Se noi riusciremo a togliere tutto quello, siamo un gruppo tosto e siamo un gruppo che condivide quello che hai detto. Il percorso complicato è questo regolamento cambiato, lo rende ancora più complicato, però per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Cioè che noi siamo competitivi, stracompetitivi, e poi, come posso dire, no? Cioè, l'odore dell'impresa può farti andare oltre. Il fatto che si possa giocare su 90 minuti secchi quasi sempre, e quindi non hai chance, da una parte, poi tra l'altro senza pubblico, da una parte può essere chiaramente un handicap, perché non hai margine di errore, non c'è la partita di ritorno, eccetera. Quindi basta un episodio, basta una fatalità per incanalare la partita in un certo modo. Tra i 90 minuti poi ti possono dare la possibilità, proprio per il fatto di essere dentro e fuori, di stare sul pezzo e di magari cambiare il pronostico. Certo che è complicato, chi lo nasconde? Ma è pure giusto così. Questo percorso complicato che ci aspetta, lo ripeto, è figlio del nostro campionato deludente, perché compreso anche il periodo prima della partita col Bari, no? Abbiamo perso anche la possibilità eventualmente di fare il secondo turno in casa, no? Invece il Catania ci ha scavalcato, perché noi abbiamo fatto tre partite brutte, beh, inutile stare a ricordare, eccetera, quello che è avvenuto, ma di sicuro abbiamo tante cose da farci perdonare. Siccome questa è una maglia che va onorata, siccome questa è una società e una piazza che va tenuta in grande considerazione, perché dal punto di vista della tifoseria, per i motivi che sappiamo, ma poi anche dal punto di vista della società, questa è una società che in Serie C è molto difficile da trovare, per cui credo che tanti giocatori debbano anche fare queste riflessioni in un periodo in cui, attraverso il lockdown, il coronavirus, eccetera, nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano e quindi anche nell'attività imprenditoriale, nel commercio, ovunque ci sono delle difficoltà di tipo economico. Per cui credo che ognuno di noi, io lo faccio, poi magari i giocatori hanno un altro tipo di responsabilità, si debbano fermare un po' di più a riflettere, perché questa è una maglia che va conservata e va tenuta stretta. Che bisogna meritare di indossarlo.